eccoci tornati ancora nel nostro salotto, quello di Tele One, all'interno di Expo Cook. Abbiamo visto tante cose con le nostre truppe in giro e adesso abbiamo un ospite di prestigio, insomma un'eccellenza, perché sto parlando del presidente Federalberghi, che è Nicola Ferruggio. Ben trovato intanto. Grazie, buongiorno. Ci conosciamo a voi da una vita, per cui insomma ci possiamo dare del tu. Assolutamente. Allora, quanto piacere. È importante subito con te, perché tu sei un operatore ovviamente nel turismo e non solo, adesso mi pare che hai una carica nel anche all'ente bilaterale, che è una parte importante per quanto riguarda il mondo del lavoro del turismo siciliano. Tu sei sempre stato un paladino, a me sta molto a cuore questa cosa del paladino, tu lo sai, insomma, proprio dello sviluppo, no? E allora, Federalberghi come vede questo tipo di manifestazioni che stentano a diventare grandissime, anche se oggi questa è una delle più importanti del centro-sud? Ma assolutamente necessario, io dico. Ma c'è anche una motivazione in più: la maggior parte delle regioni che fanno turismo, lo fanno anche con numeri superiori a quelli della nostra Sicilia, hanno diverse fiere di settore del turismo, quindi non solo le borse, ma operatori, fiere più tecniche come questa della ristorazione, dell'ospitalità. Noi abbiamo sempre avuto difficoltà ad ospitare o a creare o a generare questo tipo di manifestazioni, quindi ben venga quando ci sono queste iniziative, dovrebbero essere anche maggiormente sostenute, perché non si può fare turismo senza gli operatori del settore, senza anche le imprese che collaborano con gli operatori del settore per generare sviluppo alberghiero, sviluppo della ristorazione, anche per fare gli aggiornamento, no? Io dico la formazione per tutti, non solo per chi lavora ma anche per gli stessi operatori, grazie alle aziende che devono cominciare a investire in questo territorio. Non è normale per noi andare a intercettare per realizzare degli alberghi, per esempio, aziende di fuori, quando potremmo creare... Senti, ma c'è un'apertura verso lo sviluppo di nuove strutture o ancora siamo bloccati? No, la crescita che c'è stato quasi naturale dopo il Covid, dopo il post-Covid, sta generando parecchi interessi di imprenditori, non solo locali ma anche esteri, sulla Sicilia. Questo è un buon segnale, un segnale di sviluppo, perché servono sicuramente delle strutture importanti, bisogna andare verso un turismo di qualità, ma serve anche una formazione di qualità. Senti, tu stai in questo momento, grazie all'ente bilaterale, insomma, puntando su il lavoro, quindi lo sviluppo del lavoro. Come secondo te si può raggiungere un buon livello di formazione nel turismo? Ma la difficoltà che noi abbiamo è proprio quella a cui accennavi tu, è quella di non solo intercettare forza lavoro, quindi giovani che vogliono investire e quindi impegnarsi e sviluppare le loro professionalità all'interno di questo settore, ma trovare anche personale professionalizzante. La qualità dei servizi è quello su quale dobbiamo scommettere per il prossimo futuro, perché senza qualità dei servizi difficilmente noi possiamo sviluppare numeri importanti come invece avviene in altre regioni. Quindi si deve partire dal basso, si deve partire dalle scuole di formazione, si deve partire dagli istituti, con un maggiore stretto legame con le imprese. Senti, mi dai dei numeri, sei il presidente di Federalberghi, qual è la situazione e che cosa prevedi per l'immediato futuro proprio sulla questione turismo? Allora, noi veniamo da un anno 2023 che è stato considerato l'anno record del turismo siciliano, record relativamente ai numeri che avevamo fatto negli anni precedenti. Il 2024 abbiamo già i dati previsionali al netto di questa pandemia. Si può parametrare soltanto a prima della pandemia, giusto? No, abbiamo superato anche i livelli del 2019, che era l'anno prima della pandemia, che era comunque un anno buono. Il 2023 è stato migliore. I report che abbiamo previsionali sul 2024, già partendo dalla prossima Pasqua, sono di un ulteriore aumento. È chiaro che dobbiamo diluire queste presenze e non concentrarle soltanto nel periodo estivo, dove ancora purtroppo, ma allungare la stagionalità e quindi non più fare una Sicilia d'inverno, una Sicilia d'estate, ma una Sicilia tutto l'anno che possa, con le attività operative tutto l'anno, quindi anche con un sostegno da parte degli enti locali, della regione, di tutte le istituzioni, affinché si possa
creare quell'attrattività della Sicilia tutto l'anno, ma soprattutto è fondamentale che i collegamenti possano rimanere operativi tutto l'anno. Senti, noi siamo una televisione di servizio, lo abbiamo mostrato in questi ultimi anni e tanti si chiedono: ci sarà lavoro? Abbiamo la possibilità di lavorare nel turismo? Io dico di sì, bisogna e si deve provare a lavorare soprattutto nel turismo e in Sicilia. In Sicilia io credo che si può lavorare bene, bisogna investire anche nei giovani, il tempo. Stai lanciando un messaggio alle strutture tu, eh? In generale bisogna investire anche sui giovani e i giovani devono investire sulla Sicilia e sul turismo siciliano, perché è paradossale che poi esportiamo anche i giovani per lavorare nel turismo in Emilia Romagna, in Veneto. Allora non funziona, noi siamo la Sicilia, dobbiamo attraverso il turismo creare ricchezza. È un bel messaggio positivo per quelli che stanno cercando lavoro, quindi datevi da fare, perché assolutamente il presidente ci ha detto che c'è la possibilità. Restate in Sicilia, cercatevi il lavoro in Sicilia, perché ci sarà. Grazie e grazie, buona fortuna, voi. Buon lavoro naturalmente. Buon lavoro anche a voi, grazie. Grazie. Noi torniamo ancora in giro con le nostre camere per andare a scoprire altre novità ad Expo Cook.